Hello guys, Koto here e bentornati su un nuovo video di Konosuba Fantastic Days. Oggi andremo a parlare di come elevare alla massima potenza il nostro Battle Power, ovvero la potenza dei nostri personaggi, per poter affrontare quest sempre più difficili, per avere reward sempre più forti e avere sempre meno problemi a distruggere chiunque ci si pari davanti. Ma prima vi ricordo di giocare nel Discord per entrare in community e parlare con molte altre persone che giocano sia Konosuba, sia My Hero, sia ad altri giochi. Mi raccomando, link in descrizione. Seguitemi anche su Twitch, dove stream ogni sera alle ore 21. Lasciate like e iscrivetevi nel caso non l'abbiate ancora fatto. E noi ci rivediamo dopo la sigla. Allora, andiamo subito su Team e vediamo com'è la situazione. Allora, Team e Party. Al momento il mio potere totale è di 22.028, è un po' bassino, ma ora vi spiegherò anche il perché. In questo momento sia la mia Cecilia sia la mia Iris non hanno un'arma. Questo perché? Perché specialmente per Iris devo aspettare che finisca domani l'arena per poter prendere una delle spade più forti per lei, che è veramente allucinante. Già con questa spada, con pochi potenziamenti, fa danni allucinanti, non oso immaginare con la sua spada. Per quanto riguarda Cecily, non sono veramente convinto di portarla su e di tenerla come healer principale del gruppo, quindi per il momento rimane con la staffa normale, anche perché per healer servirà una staffa da cura e non quelle per danno, ma se volete posso farci un video a parte. Ma andiamo ora a vedere su che cosa dobbiamo concentrarci per raggiungere un total power altissimo. Andiamo su Megumin Info. Le cose principali per portare su il battle power di un personaggio è chiaramente livellarlo al massimo, quindi al momento al livello 60. Sia lui sia le sue sub card, chiamiamole così. Ogni carta che raffigura il personaggio main avrà un 10% in più di bonus. Quello che molti non sanno è che i tratti delle sub stat andranno ad aggiungersi a quello della main stat. Infatti qua vedrete il tratto X, che è quello di Megumin portato a 60, che dà il 7% di attacco quando si usa il fuoco. Poi abbiamo i due tratti di 3% e 3% che rappresentano appunto le due sub. Portando le sub al 60 e quindi uppando i loro tratti ad X, ovviamente avremo il tratto X anche su Megumin. Il primo qua sotto in basso del 9% è quello dato dall'arma, e invece il secondo in basso è quello dato dall'accessorio. In questo momento ho quello con la resistenza vento perché sto formando il boss che fa appunto danno elementale vento. Per quanto riguarda le armi, ovviamente dobbiamo cercare di matchare l'elemento dell'arma con l'elemento del personaggio. Infatti ogni arma, come detto prima, avrà un boost che può essere fire, electro, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaramente, oltre che al promote, quindi portando il personaggio al livello 60, avremo l'upgrade skill, col quale noi possiamo, usando determinati oggetti, aumentare il livello delle skill usate in combattimento dei nostri personaggi, che ovviamente aumenterà il battle power del nostro personaggio. Al momento i miei personaggi sono abbastanza bassi perché sto cercando di utilizzare qualsiasi tipo di energia per farmare la main quest e ricevere così dei ticket da usare nell'evento, così da poter pulire tutto lo shop. Quindi sì, il mio team è un po' inting, potrebbe essere molto molto più forte? Assolutamente sì, potrei portare tutte le sub al 60 per esempio, che qua sono al 50, 50, 45, 30 per esempio. Quindi presumo che uppando tutte al 60 potrei arrivare verso i 25.000, se non erro, qualcosa di meno. Mettere degli accessori e delle armi appropriate, ma appunto è work in progress. Sono tutte cose che danno battle power, ne danno poco ma messe tutte insieme sono veramente assurde. Per quanto riguarda le skill dei sub card, non ha senso portarle su perché, anche se magari sono 3, 2 o una stella e sono molto facili da portare su, questi non influenzeranno in nessun modo il battle power del personaggio principale, non andando così ad aumentare il battle power complessivo. Quindi, ricapitolando, personaggio 60, portare il più alto possibile i sub character, usare l'arma adatta con la forza elementale giusta ed avere dei buoni accessori, che sono ovviamente situazionali. Un altro modo per aumentare il total power dei vostri personaggi è andare su character e aumentare l'affinità. Andiamo ora ad aumentare l'affinità di Megumin. Come vediamo avremo Affinity Rewards, ovvero ogni volta che la nostra affinità sale avremo dei bonus. L'affinità come sale? L'affinità sale praticamente facendo le quest con quel personaggio in team, oppure dandogli dei regali come in questo caso. Se io dessi a Megumin, diciamo, 392 di questo cabbage, andrebbe ad affinità 13, e io sbloccherei tutti i bonus dell'affinità fino al livello 13, quindi ora sta al 10, avrei
Boh, una voce, avrei Magic Attack più 5, Magic Defense più 5, avrei un'altra voce, ok. Non i migliori, ma chiaramente andando sempre avanti fino al livello 20, la differenza la fanno, anche perché aumenta il livello della super, fino a livello 5. Un altro modo per aumentare l'affinità è con i jobs. Quindi andiamo nella home, jobs. In questo caso io ho messo Megumin, Melissa ed Iris. Dato che loro sono i miei tre main DPS, vorrei portarli al livello 20 di affinità prima possibile. Quindi tre alla volta, una volta che l'affinità sarà al massimo, ricordatevi di cambiare i personaggi per iniziare a boostare altri personaggi. Molti mi hanno chiesto riguardo le pull, dove conviene al momento pullare, eccetera. Ed io vi direi che se avete rerollato per bene, non avrete bisogno di summonare ancora. Aspettiamo un banner. Chiaramente su questo canale troverete leak, anticipazioni ed analisi di tutti i banner e personaggi che usciranno in futuro. Però sì, se potete pullare, pullate qui dentro, perché per quanto Kazuma faccia abbastanza sbocco, Megumin è fortissima e non regge il confronto con Melissa Swimsuit. Ora per fortuna è anche andato via il Pyro Banner, che era veramente inting pullare lì. Io non so secondo quale logica la gente ci aveva pullato, se non appunto per la waifu, perché ragazzi, waifu over meta, sempre e comunque. Ragazzuoli, per questo video era tutto, spero che vi sia stato utile. Nel caso avete qualche domanda, mi raccomando, lasciate un commento qua sotto. Io vi ricordo ancora una volta di seguirmi su tutti i miei social, il link sono in descrizione, di lasciare like e iscrivervi nel caso abbiate ancora fatto, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Koto out.